Ciao Internet! Il sito di oggi ha a che fare con una candidata democratica e un sito di feticisti. Eh sì, avete proprio capito bene perché l'Internet è un posto meraviglioso. Ciao Internet! Prendete una candidata, pardon, una eletta democratica, carinissima, di una gentilezza e di una preparazione squisita, Alexandria Ocasio-Cortez, l'astro nascente dei democratici, e prendete una serie di detrattori a cui non piace particolarmente vederla lì in quella posizione. Ne escono tante di notizie fino ad arrivare alle fake news. In particolar modo, la fake news in questo momento è una fotografia che suppostamente la ritrae non particolarmente vestita, dalle gambe in giù, in una vasca da bagno, con i piedi per aria, mentre fuma con una sigaretta elettronica. Ovviamente l'immagine viene rilanciata come fosse lei, ma a quanto pare di lei proprio non si tratta. E nemmeno sono arrivate le smentite da parte sua. Le smentite arrivano niente po' di meno che dal forse il più grande sito al mondo di feticisti. La passione per il piede infatti ha una casa, ho scoperto, online, che è quella di Wikifeet, il wiki dei piedi, dove la Cortez ha peraltro un buon profilo con una quindicina di immagini dei suoi piedi nudi o con sandali, eccetera. Una vera e propria bibbia del feticismo, di quel feticismo. E proprio in quella comunità arriva l'analisi, un'analisi precisa che va a vedere direttamente il fatto che no, quella fotografia è probabilmente una persona con un difetto ereditario che accorcia determinati piedi, ma comunque non è compatibile con la Ocasio-Cortez. Ed è la prima volta che vedo qualcosa di così meravigliosamente sublime come un sito di feticisti che diventa il fact checker per un'immagine data per screditare una candidata democratica. Poi non mi venite a dire che Internet non è un posto bellissimo. E voi? La domanda di oggi è: cosa avete visto di assurdo nella rete a fin di bene? Me lo raccontate qui sotto nei commenti, sono curioso di sentire la vostra opinione. Se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Io sono Matteo Flore e vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana raccontandovi di come la rete ci cambia e ogni tanto fa cose meravigliose. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato. Vi state parlando.